Questo ritmo ci fa subito presagire di che cosa parleremo tra un po' e con chi ci stiamo anche le sonorità di Radio Roma, diciamo, introducono quella che è la nostra rubrica con la nostra consulente sentimentalmente scorretta Amanda. Buongiorno. Buongiorno miei cari, come state? Noi stiamo bene. Molto bene, quando ti sentiamo ancora meglio riusciamo ad assaporare il gusto di questo amore carnale nei confronti, basta, è fissato mio marito, nei confronti dell'amore, l'amore, la parola, questa parola amore. Allora, è arrivato un messaggio, abbiamo lanciato una call to action nell'ora precedente chiedendo quante volte bisogna dirsi ti amo, se le volte che si dice ti amo può essere un indicatore sull'essere vivo o meno del rapporto. Un ascoltatore ci ha risposto, vai Federico. Interpreto, ciao. Stanotte ero abbracciato a mia moglie e lei ha sussurrato ti amo. E le ho sussurrato ti amo. Magari si legge bene. Vabbè, scusi. Ciao, stanotte ero abbracciato a mia moglie e le ho sussurrato ti amo. E lei mi ha detto grazie. Beh. Tristezza. La tristezza. Poi noi lo confortiamo con un abbraccio il nostro ascoltatore. Insomma, quando e quante volte bisogna dire ti amo? Allora, qui mi cogliete in una zona in cui avrei bisogno io di un consigliere sentimentale, diciamo così. Condividiamo, ecco, Amanda, condividiamo. Ah, il consulente del consulente sentimentale, sì, benissimo. Sì, consulente del consulente, perché non lo so. Allora, io sono per, non il dire ti amo, però il dire, il manifestare. E non è che uno deve essere per forza sdolcinato, però sono in generale per il manifestare. Più passano gli anni e più, secondo me, va manifestato. Perché spesso le cose si danno per scontato, invece non è così. Perché sotto quel silenzio e quello scontato ci può essere tanto malcontento, tanta abitudine, tanta tristezza, eccetera, eccetera, eccetera. Ci può essere il ti amo di un altro? Ci può essere il ti amo di un altro, perché se poi si fa spazio arriva il ti amo di un altro e magari ti fa un certo effetto, magari non lo accetti, però cominci a pensarci. Ma al di là di questo, io credo che se si ama una persona si desideri farla stare bene. E cosa ci fa stare meglio se la persona che noi amiamo e che stimiamo ci gratifica? Assolutamente. Ma non ci gratifica con un regalo, ma anche con uno sguardo, con un ti amo, ma anche con una... complimento, vale per l'uomo o vale per la donna? Con un abbraccio, un bacio, una carezza sul collo, dietro la schiena, un brivido. Mo' io tiro una secchiata d'acqua fredda a Federico Perrotta. No, invece io ci tengo a dire una cosa, almeno per la mia esperienza personale, quando dici ti amo, nel frattempo dici ti amo, amore, io ti amo? Ti amo, basta cambiare un attimino l'intonazione come nella recitazione e cambia proprio il significato, ti amo. Fra voi è una tragedia, perché magari state provando, io ho di fronte a me degli attori che provano ogni tanto e sento liti oppure scene d'amore, dico questi sono un po' isterici, poi mi ricordo che stanno provando. Quindi... diciamo dove abiti tu? Bene, nell'appartamento abito, di fronte sì, ci sono... No, nella casa di fronte, nella casa di fronte. Come i nostri vicini. Sai che è successo ai nostri vicini? Quando siamo arrivati, ci siamo trasferiti, siamo arrivati a casa nuova e avevamo uno spettacolo che si chiamava A fuoco lento. Era tutta una litigata, era uno spettacolo a due, ma era una litigata furibonda con lui che beveva. Ma poi lui beveva, la maltrattava, lei gli tirava i coltelli, cioè era tutta una cosa, questi non ci conoscevano, noi facevamo le litigate, a un certo punto si sono posti una all'inizio domanda. All'inizio si è detto, poveretti, questi sono giovani, sono pure già una bambina piccola, litigano così. E poi dice, ma come mai, che poi strani questi, litigano sempre nella stessa maniera. Invece volevo dire... No, io sono per il dire, ma dico la verità, non ho trovato grandi sponde.
e anche sentendo in giro sembra che sia meglio il sottinteso. Secondo me il sottinteso è una mancanza di coraggio. Allora io prevengo, invece, io prevengo. È una sciatteria. Io prevengo perché la sera, in genere, prima di addormentarmi o appena mi sono addormentata, mi giro e dico a Federico ti amo. Però c'è un motivo per cui lo dico. Perché penso sempre devi far scaldare perché sei freddo. No, perché penso sempre una cosa. Ho detto, ma ammetti che uno dei due domani mattina non si sveglia. Io comunque l'ho detto, no? Moriamo in pace. Sì, è vero, questo è un pensiero che uno dovrebbe fare, non perché è macabro, però perché la vita ce l'ho è presente. Eh sì. E quindi è meglio non lasciare cose non dette. Posso diciamo dire una cosa? Va bene, lo so che mi ami, non c'è bisogno di dovermelo ripetere, anche perché mentre dice questo, ovviamente il suo pensiero dice: ma magari lui non si risveglia, capito? Cioè, vero, lui pensa vero, di me. Ma che non è vero. Uno dei due, comunque l'uno o l'altro, comunque rimarremo da soli, uno dall'altra parte, uno sulla terra. Beh, comunque. Quello che rimane, chiunque però, sia, uno se lo deve dire anche perché è contento di dirlo, ma non per forza ti amo, basta qualcosa. Noi lasciamo sempre questo filo diretto che scalda, spero, il cuore dei nostri ascoltatori e insomma questa possibilità di parlare di cose delle quali magari non spesso si parla, come quanto è importante dirsi ti amo, l'argomento di cui abbiamo parlato oggi. Grazie. Grazie a voi, amatevi e ditevelo oggi. Grazie.